Insomma, poi qui ci sono le vasche antiche che lui faceva vedere a tutti i suoi amici. Una grande qua che ci vanno 8-9 diciamo botti di vino, uva, che poi pressando, qui c'è la vasca sotto, che dove... Allora, gli facevo, ricapitolando qualche piccola cosa, gli volevo far vedere che sacrificio una volta facevano i nostri vecchi, come l'ho fatto anche io fino a 5-6 anni fa, perché poi abbiamo fatto una piccola pompa che automatica arriva. Però i tempi antichi, per riempire tutti questi fusti che voi vedete ancora così grande, gli volevo far vedere come si rovescia il vino nel fuso. Adesso, con l'aiuto del mio collega, gli faccio vedere i movimenti delle mani, perché è molto importante. Questo che adesso vi fa vedere, osservate bene piano piano, è una maestria che, quando si prende la tina da terra, guardate le mani come devono girare le mani, automaticamente si deve girare, i polsi delle mani devono girare e andare sopra. Questo era un sacrificio che si faceva con 2-3 persone, da lì e si portava sopra. Questo, come viene chiamato da noi, si chiama Amaneghi, in dialetto Amaneghi. E quello che guardate sopra si chiama Umut, perché Umut, cioè che lui adesso, certamente è vuoto, ma vi fa vedere come si doveva fare per scaricarlo, così piano piano, sempre con le mani molto strette, osservate un po', guardate, piano piano così, e si andava a scaricare il vino in questo muto di legno che poi andava dentro. Certamente prima non esisteva, c'era nemmeno la luce, anche se c'era la possibilità di un motore, non c'era la luce, non c'erano le pompe. Oggi con i motori elettrici si fa molto più facile, però questa era una vita che costava sacrifici, perché quando si faceva questo lavoro, un po' di sudore, un po' il vino, delle volte se non si aveva la mano ben tesa così, il vino usciva di fuori, veniva addosso, si bagnavano tutti. Ora, a questo punto, volevo far osservare un'altra cosa molto importante, se permette. Questa che voi vedete, questa si chiama avriale. A che cosa serve questa avriale? Questa serve per fare il buco qui vicino, perché questa si chiama ubirle, questo ubirle, ubirci. Noi lo chiamavamo. Allora, delle volte si rompe, questo qui si rompe, allora con questo si fa il buco di nuovo per poter fare uscire il vino, perché questo si chiama come un provavino, per vedere il vino quando si fa il campione, per vedere il vino come si mantiene. Questo che voi state osservando è ancora un vecchio fusto tutto rappezzato di cemento. Questo poi si chiama portiere. Questo qui viene tolto, come io ho detto anche diverse volte, viene tolto e una persona deve entrare attraverso questo buco, entra dentro per poter pulirlo, per poter togliere tutti i residui. Questo che vedete si chiama scarpie. A che cosa serve questo scarpie? Quando si mette il portiere, guardate come si fa adesso, no, abbiamo una magliuzza. Si mette prima chi si utira a portire, questo viene utira a portire. Adesso il mio amico vi fa vedere a che cosa serve utira a portire. Questo viene agganciato in questa staffa di legno, di ferro, viene agganciato in questo modo, guardate. Noi non possiamo togliere perché qui vicino è pericoloso, non bisogna toccare. Ecco, in questo sistema, che poi si gira piano piano, si gira e viene a fare in modo che questo viene a combaciare su questi due lati. Poi piano piano, ecco, con lo scalpello, si mette la paglia o la canapa, oppure anche della carta di cemento, che è anche una carta molto dura, e si deve chiudere tutta questa fessura, di modo che il vino non deve uscire fuori. Questa che vedete qui sotto si chiama Aspenoz. Ora, questa qui è un po' pericolosa, perché non si può toccare, però quando noi bisogna mettere il vino, prima c'era tanta gente che, con la paura, perché ti porta una commozione, una cosa al cuore, perché bisogna essere molto pratici. Difatti gli ai ciucciari, loro avevano molto coraggio, bisogna con una tina, adesso il signore fa vedere proprio, perché è una cosa molto caratteristica, prende un po' una tina, vi faccio vedere come si doveva fare, è a canneggio. È una cosa molto bella vedere quel colore, che non conoscono queste cose, è una cosa veramente meravigliosa. Ecco, allora bisogna mettere la tina ben combaciata qui sotto, poi in un sbalzo
con un'abilità che bisogna essere molto capaci, togliere quella immediatamente e mettere quest'altra di dentro, perché questo poteva otturare. Allora in quel movimento che uno fa, se uno gli trema un po' la mano, un po' dall'emozione o da qualche cosa, usciva tutto il vino fuori. Perciò vedete, tre volte dicono i contadini, come dicono tanta gente, vai a zappare, vai a fare il contadino. Però il contadino, amici miei, non credete che sia come vengono chiamate cafoni, ma non è che è un cafone, anche alle sue abilità, perché se uno ha studiato chi in medicina, chi in una cosa, chi in un'altra, anche lui ha studiato, perché questo si acquista con la data del tempo, si acquista la pratica. Ora io voglio vicino a me a Vito Maria. Aspetta, per poter parlare anche a Vito Maria. Un attimo solo, quando poi io lascio la parola a mio cugino, perché c'è una cosa da fare. Allora volevo ripetere, cari amici, che siamo qui e che ci sentono, ci seguono per televisione, per radio, come sia, che siamo ridotti mali, siamo ridotti mali su tutti i punti di vista, perché il nostro mestiere non vale più niente, perché certamente addirittura siamo ridotti siamo ridotti come tanti anni fa i pomodori fuori le zone di Napoli, che hanno dovuto le pale meccaniche pestare tutti i pomodori perché non avevano cosa farne. Così siamo ridotti noi. L'uva quest'anno tanti contadini l'hanno lasciato sulle viti perché non c'erano più posti dove mettere. D'Ambra non ha presa perché dice che i resoconto non tornavano, oppure aveva le botte piene, aveva questo. Insomma, tutte le persone erano tutte via. Poi addirittura, grazie a Dio che noi non abbiamo rotto ancora i fusti, perché altrimenti era un guai anche per noi. Questa è una cosa giusta. Però sappiamo benissimo, e sanno tutte le autorità, tutti, sindacati, politici, non politici, tutti sanno che arrivano qui tonnellate e tonnellate di uva, come arriva tonnellate e tonnellate di mosto, arriva tonnellate e tonnellate di vino, mentre il nostro ce lo dobbiamo tenere sulla nostra pancia. E questo mi sembra che è una cosa che è assurdo. Lasciamo perdere che siamo su un'isola, è giusto che siamo un'isola di, diciamo così, turistica, come anche io ho un posto turistico, però non è anche giusto che abbandonare la viticoltura. Questo non è giusto. I nostri nonni, i nostri zii, noi abbiamo vissuto con questa, con questa nostra, con il nostro, con nostro lavoro. Poi ripeto, diciamo così, come diceva prima, noi avevamo il nostro carissimo dottor Kuttner che veniva qua, e insieme a lui passavano tanti e tanti di quei tedeschi che lui faceva la reclama verso Panza, verso Forio, perché c'era il vino più buono, il mosto più buono, l'uva più buona. Adesso non c'è più nessuno. Alla morte del dottor Kuttner c'è un altro signore, Stautinger, però lui penso che non ama molto, diciamo, la viticoltura, perché non se ne è mai interessato, forse ha tutti altri problemi. Però i tedeschi adesso sono pochi che passano e entrano in questa cantina, mentre prima ce n'erano abbondanti. Italiani, macchine, nessuno prende più vino, perché hanno tanto e tanto da vino, diciamo così, da prendere vino imbottigliato. Hanno perso fiducia di noi e di tutti, non sappiamo il perché. Purtroppo, ripeto, in questa cantina c'è un ottimo vino, è un'ottima qualità, è tutto buono, diciamo così. E poi si vede che qui siamo a 2 metri sotto il livello della strada, è molto fresca, qui sotto è tutta una cisterna grande, grandissima, che manda umidità. Di estate è come un frigorifero, d'inverno è ancora più fresca, perciò il nostro vino è buonissimo, cari amici. Bisogna fare qualche cosa, dobbiamo fare qualche cosa per la nostra nuova era, non per noi, ormai siamo già alla deriva, siamo già quasi che siamo... non sono molto giovane, non sono molto giovane, che ho 54 anni, non è un giorno, purtroppo quanti anni possiamo... Grazie a Dio che siamo, però in campagna, sai, se uno... Rispetto a Vito Maria sei ancora molto giovane. Va bene, ma io sono l'ultimo, sono uno degli ultimi cugini, più o meno sugli ultimi, e perciò sono più giovane. Ma purtroppo facciamo qualche cosa di buono, cerchiamo di fare qualche cosa di buono. Ringrazio a voi tutti e potete che facciamo qualche cosa. Do la parola al mio cugino Vito. Siamo in una cantina che forse è stata fatta in 1910. È una cantina molto antica e molto adeguata, che non c'è per l'isola da nessuna parte. E non ti preoccupare, chi si sente? Allora io sono il proprietario diretto di questo cellaio, e quindi
siamo qui tutti riuniti in questo momento appunto per dare una spiegazione a tutti quelli che ci seguono. Per la tale ragione che noi qui abbiamo dei prodotti che ci rimangono sempre anno sopra anno. Da 10 anni a questo a oggi siamo andati con l'agricoltura sempre peggio in peggio e siamo arrivati a un momento che quindi, specialmente quest'anno, come ha detto il mio cugino, che lui è rimasto sulle viti, che non abbiamo potuto raccogliere perché dietro l'abbondanza tutti i commercianti non l'hanno richiesti e è rimasto sulle piante. Così credo che si doveva prendere qualche decisione e fino a questo momento siamo sempre al solito punto peggio di prima. Quindi credo che al prossimo anno ci sarà un miglioramento che quindi possiamo ragionare tutti assieme.